Continua con successo la kermesse della Martin del Prom, che caratterizza l'estate albanese da 20 anni. La festa delle bontà di bufale continua a macinare successi. A donare l'organizzazione e tutto lo staff, ieri sera, la presenza della senatrice albanese Felicia Gauriano. La senatrice ha dispensato complimenti e gratitudine agli organizzatori della manifestazione, che da 20 anni arricchisce il territorio con la promozione dei prodotti della filiera bufalina. Nel suo breve intervento, la senatrice, che oltre a far parte della Commissione Vigilanza della RAI, è impegnata anche sul fronte dei fondi europei e infatti ha evidenziato proprio l'importanza di questi incentivi per far crescere e sviluppare territori e manifestazioni come questa. Nel seno civico della gratitudine per il lavoro di volontariato profuso, la senatrice ha voluto poi ringraziare personalmente tutti i componenti dello staff che ogni sera si dedicano a far sì che gli ospiti possano godere dei piatti preparati. Da segnalare il senso di contribuzione della senatrice nei confronti della manifestazione. Infatti ha acquistato i ticket per cenare, dispensando con garbo i biglietti omaggio offerti dall'organizzazione. È un onore per noi averti qui stasera, soprattutto perché a 20 anni da questa manifestazione sono passati un sacco di sindaci, amministratori di tutto il territorio, ma mai una senatrice del nostro territorio. Spero che questo sia di buon auspicio per questa manifestazione, perché da 20 anni veramente, che oltre il ricavo che dà in beneficenza, ha bisogno di tanta tanta energia, soprattutto per questa filiera bufalina. Però spero che a Roma tu, insieme ai tuoi colleghi, la facciamo un po' conoscere anche questa manifestazione, l'importanza che ha sul territorio la Martin del Prom con questa festa della bufala da 20 anni, e ripeto, per la filiera bufalina. Tu che dici, ci aiuterai in futuro? Buonasera, grazie a te, ringrazio in modo particolare appunto all'associazione Martin del Prom per quanto riguarda appunto la creazione di questa splendida serata, perché come io sono del territorio, quindi so che sta facendo tanto, non solamente ora ma anche in passato, e tanto si prodiga per questo territorio e anche per quanto riguarda i nostri prodotti italiani. Certo, noi portiamo avanti proprio questo, i nostri prodotti italiani, è giusto che sia così, dobbiamo valorizzarli e valorizzare al tempo stesso la nostra terra. Io sono qui veramente con immenso piacere perché sono di Albanella, quindi conosco questa terra benissimo, conosco i cittadini e conosco tutto l'impegno e l'amore che ci mettono gli imprenditori del settore per poter andare avanti a fatica, lo sappiamo benissimo, perché i problemi sono tanti, ma l'amore ti porta a superare tante tante problematiche, tanti problemi di ogni specie, ogni tipo. Immagino che anche il lavoro a Roma sia abbastanza faticoso, mi hai raccontato un po'. E le donne in politica, non per spezzare una lancia, ma hanno una forza in più. E a chi piace la politica penso che ci metterà tutto il cuore e tutta l'anima, come ho visto che tu hai questo amore sia per la politica che per il territorio. Eccoci qua.